È stato un capodanno da record per Rimini. Tre piazze gremite all'inverosimile con un fiume di gente che per oltre 8 ore ha fatto la spola tra il mare e il centro storico. Ma con gli oltre 1200 alberghi aperti, con presenze vicine al tutto esaurito, è stata festa grande anche in molti borghi dell'entroterra e nelle città d'arte. Il primo capodanno a marchio Visit Romagna, il nuovo brand territoriale che unisce le province di Ferrara, Forlì Cesena, Ravenna e Rimini. È davvero una soddisfazione vedere la Romagna finalmente come un'unica grande destinazione, commenta l'assessore al turismo di Vialdo Moro, Andrea Corsini, a vantaggio dell'appeal del prodotto turistico. Senz'altro, il Capodanno rappresenta una delle migliori opportunità in termini di promozione e ricaduta economica, grazie ad un'offerta sempre più convincente e identitaria, funzionale anche al dialogo con nuovi mercati, in parallelo a quelli tradizionalmente affezionati alla Riviera. Complice il meteo e le temperature tutt'altro che rigide, Rimini ha festeggiato l'arrivo del nuovo anno con un successo senza precedenti, mandando in archivio l'edizione dei record, vero e proprio Ferragosto invernale. Pienone al concerto di Neck in piazzale Fellini, dove l'artista modenese ha riproposto i suoi molteplici cavalli di battaglia. Sold out in piazza Malatesta, trasformata per una notte nella temporary disco a cielo aperto, più di tendenza d'Italia. Rimini è una città che ha un'energia incredibile, ha detto il sindaco Andrea Gnassi. Abbiamo usato questa energia per trasformare quello che era fino a qualche anno fa un periodo di bassa stagione in un vero e proprio Ferragosto invernale. Piazza Cavour gremita, tutto esaurito per le feste, nei luoghi simbolo della città, l'insegna di musica, arte, cultura, tra concerti, DJ set, visual mapping e code lunghissime fuori dal castello per uno scatto d'autore ben augurale.